fatto i segni così. Lascio qua, tiro fuori un po'. No, lascio qua. Lasciamoli, va bene. Un mugnaio. Alla sua morte lasciò in eredità al figlio maggiore il mulino, al secondo un asino e al più piccolo un gatto. Il figlio più giovane era molto deluso. «Ti sarò molto utile, padrone!» esclamò il gatto, con gran sorpresa del ragazzo che non immaginava che l'animale parlasse. «Dammi un paio di stivali e un cappello piumato e vedrai che la fortuna girerà dalla tua parte». Il figlio del mugnaio acconsentì e il gatto, con gli stivali alle zampe e il cappello in testa, andò nella radura a catturare un coniglio. Poi si diresse al palazzo del re e gli chiese udienza. «Salute, maestà», disse il gatto dopo aver fatto una riverenza. «Il mio padrone, il marchese di Carabas, ti manda questo dono». «Quanta generosità», rispose il re, chiedendosi chi fosse il marchese di cui non aveva mai sentito parlare. L'indomani il gatto andò nel bosco e catturò due grosse pernici. Di nuovo si diresse a palazzo e chiese udienza. «Il tuo padrone è proprio generoso», disse il re, sempre più incuriosito. La stessa scena si ripeté anche il giorno dopo e quello dopo ancora per 2 settimane. Thank you.
un giorno il re decise di fare un giro in carrozza insieme alla sua bellissima figlia. Saputolo, il gatto disse al suo padrone di svestirsi e di gettarsi nel fiume. Vedrai che la fortuna girerà dalla tua parte. Il ragazzo, anche se controvoglia, obbedì. Vedendo arrivare la carrozza del re, il gatto cominciò a urlare a squarciagola: «Aiuto, aiuto, il marchese di Carabas affoga!» Sentendo quel trambusto, il re si affacciò al finestrino e, riconosciuto il gatto, ordinò alla sua scorta di salvare il poveretto. «Siamo state aggredite dai ladri, maestà», spiegò il gatto, mentre il figlio del mugnaio veniva trasportato a riva. Il re fece portare degli abiti eleganti e invitò il marchese a proseguire in carrozza con loro. Quando la principessa vide il ragazzo, vestito di tutto punto, se ne innamorò perdutamente. Soddisfatto per come stavano andando le cose, corse avanti per precedere la carrozza. Ben presto incontrò dei contadini e disse loro: «Quando il re attraverserà questi campi, dovrete dirgli che appartengono al marchese di Carabas, altrimenti vi ridurrò in polpette». I contadini, timorosi, fecero come gli era stato ordinato e il re rimase impressionato da quei campi ben tenuti. «Complimenti, marchese!» esclamò, mentre la carrozza procedeva lenta sulla via maestra. Nel frattempo il gatto aveva raggiunto il castello dell'orco, a cui appartenevano davvero quelle terre. Subito gli chiese udienza. «Ho sentito che siete capaci di trasformarvi in qualsiasi creatura, per esempio in un leone o addirittura in un elefante». «È vero», rispose l'orco, e per dimostrarglielo prese le sembianze di un leone. Il gatto si spaventò molto e si rifugiò sulle travi del soffitto, rischiando di scivolare giù a causa degli stivali che gli impedivano di arrampicarsi bene. Quando l'orco riprese il proprio aspetto, il gatto tornò e disse: «Mi è giunta voce che siete capaci di trasformarvi anche in animali molto piccoli, come un topolino». «Ma io non ci credo». L'orco fece appena in tempo a trasformarsi in un piccolo topo, che il gatto gli fu subito addosso e lo mangiò. Thank you.
gatto ordinò ai servitori dell'orco di preparare un banchetto e corse fuori per ricevere il re, la principessa e il suo padrone. «Benvenuta, maestà!» Il re e la principessa vennero scortati all'interno e rimasero a bocca aperta davanti a tanta magnificenza. Colpito dalle qualità del marchese e dai suoi possedimenti, il re gli offrì in moglie sua figlia. I due giovani si sposarono quella sera stessa e i festeggiamenti durarono per un'intera settimana. Il gatto venne nominato cavaliere e da quel giorno in poi cacciò i topi soltanto per divertimento. Parole per dirvi, il nostro Navarro non si vede perché è nascosto dalle foglie. Siamo la Filarmonica Giuseppe Verdi di Cona e direi anche a nome del presidente, del nostro maestro, che siamo stati molto contenti di aver potuto fare questa esperienza con la scuola. Ringraziamo sicuramente la dirigente che ci ha offerto questa opportunità, insieme ai docenti della scuola dell'infanzia e al personale ausiliario che ci ha prestato molta attenzione, e grazie naturalmente a voi che avete aderito a questo progetto. Grazie ancora. I vostri bambini sono meravigliosi, quello lo sappiamo tutti, e grazie a voi bambini.